musica. Cecilia Bartoli è Norma in una versione dell'opera di Bellini più aderente all'originale rispetto alle interpretazioni del XX secolo. All'epoca era difficile mostrare le debolezze umane, non era consentito. Questa donna rimaneva a volte una donna molto algida, forse. L'amore per Pollione non era così evidente. In questa versione, diciamo, visione scenica, nuova e neorealista, per la prima volta Norma è anche una donna molto innamorata. Quindi una donna passionale, una donna che ama e quindi è una donna fragile. Ecco, mostrare anche la fragilità di Norma è sicuramente una nuova visione del ruolo. Norma e Adalgisa, qui nelle prove per il pianoforte, per la prima volta tornano in scena nei ruoli originali, come mezzo soprano e soprano. La versione neorealista al Festival di Salisburgo è messa in scena con gli strumenti musicali tipici dell'epoca di Bellini e attinge a tutto il materiale conosciuto dalle partiture manoscritte del compositore. Grande anche l'opera dei musicologi. Norma è particolarmente problematica perché l'autografo è molto scritto molto velocemente, ci sono molte correzioni, poi ci sono tantissime fonti. Il musicologo cerca di capire qual è la edizione più giusta. E quello che si è cercato di fare in questa edizione Norma. Tutto il materiale che abbiamo di Bellini lo eseguiamo integralmente, quindi non ci sono tagli né da capo, non ci sono. A volte si taglia anche per questioni di fatica, perché questa musica è faticosa, è difficile da cantare, quindi nel passato anche con delle voci più pesanti, è musica che risultava, che necessitava insomma di essere tagliata. Abbiamo veramente cercato di servire la partitura e soprattutto cerchiamo di pensare a Bellini come un compositore preromantico. Diciamo di eseguire la musica di Bellini pensando più a Mozart che a Puccini.